Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. Come anticipato, adesso c'è la politica ragusana. C'è ancora polemica nel capoluogo ebleo sul piano triennale delle opere pubbliche, questa volta ad attaccare l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Picitto e il consigliere del PDL Maurizio Tumino. Sotto i riflettori c'è sempre il cavalcavia di via Pestum. Vediamo. Basta polemiche, la campagna elettorale è finita. Maurizio Tumino, consigliere comunale del PDL di Ragusa, interviene a proposito della discussione in seconda commissione sul piano triennale delle opere pubbliche. Ho chiesto, dichiara Tumino, se l'amministrazione avesse avuto il riscontro sulla reale possibilità di contrarre nuovi mutui, tenuto conto che per l'annualità in corso è stato sforato il patto di stabilità. Appare pretestuoso apprendere sulla stampa un diverso orientamento del Movimento 5 Stelle sugli emendamenti delle opposizioni sul piano triennale in merito all'istituzione del mercato del pesce a Marina di Ragusa, sulla realizzazione di un parcheggio pubblico a Ragusa Ibla e sulla valorizzazione dei locali di proprietà comunali adiacenti il castello di Donna Fugata, rispetto a quanto dichiarato ufficialmente in sede di commissione dal loro consigliere Gulino, che invece ha apprezzato formalmente le proposte dell'opposizione. L'esponente del PDL si chiede perché non sia stato ancora predisposto il piano di spesa della legge su Ibla per il 2013, deliberando un impegno di 40.000 euro per Ibla Baskers, e non manca il riferimento alla realizzazione del cavalcavia della ferrovia pedonale di via Pestum, dopo che lo stesso Movimento 5 Stelle, conclude Tumino, aveva in campagna elettorale avanzato proposte diverse. Insomma, continuano a Ragusa le polemiche da parte dell'opposizione, che prova a prendere in contropiede un'amministrazione ancora priva di esperienza e facile bersaglio. Restiamo nel capoluogo e ci occupiamo del Corfilac. Si fa sempre più preoccupante la situazione finanziaria dell'ente che si occupa di ricerca nel settore lattiero-caseario. Il sindaco di Ragusa, Federico Picitto, ha così chiesto alla regione siciliana di intervenire erogando le somme spettanti, ma i tagli hanno compromesso l'attività di ricerca. Urgente un intervento finanziario della regione siciliana a favore del Corfilac di Ragusa. A richiederlo è il sindaco Federico Picitto, che sollecita l'erogazione dell'ulteriore tranche di stanziamento. Il centro di ricerca lattiero-caseario, come noto, naviga in acque poco tranquille proprio a causa del taglio dei fondi regionali che ne ha messo a dura prova il proseguimento dell'attività di studio. Constatate e accertate le gravissime difficoltà finanziarie del Corfilac, che ha liquidità sufficiente a coprire le spese di gestione fino al prossimo 31 agosto, Picitto ha chiesto un urgente impegno dell'amministrazione regionale affinché venga erogata l'ulteriore tranche di stanziamento a completamento di quanto già stanziato a favore dell'ente di promozione e ricerca ragusano. Il primo cittadino ha inviato una nota al presidente della regione siciliana Crocetta, all'assessore regionale all'economia Luca Bianchi e per conoscenza al capogruppo del Movimento 5 Stelle all'ARS Giancarlo Cancelleri e ai deputati regionali della provincia Iblea. Nella nota inviata, il sindaco rappresenta la vitale importanza dell'erogazione della seconda tranche di quanto già stanziato da parte dell'ente regionale. Necessario, scrive ancora il capo della civica amministrazione, per consentire il proseguimento dell'attività del Corfilac di Ragusa e scongiurare la messa in liquidazione della struttura con gravissime ripercussioni occupazionali, oltre che la perdita di un ente di indiscusso valore, vanto non solo della comunità Iblea, ma dell'intera isola. Lasciamo il capoluogo e ci spostiamo a Comiso. Ritorna anche quest'anno il mercatino del libro usato, iniziativa promossa dal Circolo dei Giovani Democratici Casmenei per contrastare il caro libri. Vediamo. Ritorna il mercatino del libro usato a Comiso. Il segretario dei Giovani Democratici, Biagio Taranto, interviene per annunciare l'apertura della 14ª edizione, curata dal Movimento Politico Giovanile. Come ogni anno, i Giovani Democratici, spiega Taranto, dimostrano di essere vicini ai cittadini venendo incontro alle esigenze delle famiglie per l'acquisto del materiale didattico. Anno dopo anno la spesa per l'acquisto dei libri di testo cresce infatti notevolmente, ragion per cui in un momento di grave crisi vogliamo difendere il diritto allo studio, consentendo l'acquisto dei libri per le scuole medie inferiori e superiori, con un risparmio del 50% sul prezzo di copertina. Il mercatino sarà curato da ragazzi volontari e sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 in via Conte di Torino 42. Sabato e domenica il mercatino sarà chiuso. Da 14 anni ormai il mercatino del libro usato fa appuntamento fisso con la città e anche quest'anno ci metteremo al servizio della collettività per permettere alle famiglie di acquistare libri con lo sconto del 50%.
50%. In un periodo in cui la politica delude perché è una politica italiana quella molto spendacciona, noi invece ci mettiamo al servizio della collettività. Ecco, il buono della politica è anche questo, dove ci sono giovani che si spendono per un diritto sacrosanto che è il diritto allo studio. Quindi un gruppo di volontari sarà dal 2 al 30 settembre presso la sede del PD di Comiso, al servizio appunto dei cittadini, dove permetteremo di acquistare libri usati per scuola media e superiore al costo del, con lo sconto del 50% sul prezzo di copertina. Come ogni anno il mercatino rimarrà chiuso anche mercoledì 11 settembre in memoria di Ennio Buonocore. Per l'occasione una delegazione dei giovani democratici di Comiso si recherà al cimitero per deporre una corona di fiori al fine di commemorare il 7° anniversario della sua scomparsa. Una troupe della RAI è stata ieri mattina a Comiso per delle riprese che saranno inserite in una puntata della nota trasmissione Ulisse condotta da Alberto Angela. I tecnici della RAI sono stati ricevuti dal sindaco Filippo Spataro e dall'assessore allo sviluppo economico Sandra Sanfilippo. Le riprese effettuate in piazza Fonte Diana, nella Pinacoteca Comunale, nelle chiese Maria Santissima delle Stelle e Maria Santissima Annunziata, faranno parte di una puntata speciale dedicata ai percorsi e luoghi di Montalbano, che dovrebbe andare in onda nel prossimo mese di novembre. E adesso la pagina sportiva con il calcio, tutto pronto per i campionati. Domani al via inizierà quello di Serie D, che vedrà impegnato il Ragusa. In Eccellenza invece ci sarà il derby di Coppa Italia di ritorno tra Modica e Vittoria. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione, inizierà domenica 8 settembre con Comiso e Acate, i nastri di partenza. Adesso si fa sul serio. Al via domani il campionato di Serie D, che vedrà impegnato il Ragusa. Ai nastri di partenza, per la terza volta consecutiva nella serie dilettanti, gli Iblei esordiranno in casa contro la Battipagliese. Un inizio di stagione molto travagliato, prima con il passaggio del testimone dal presidente Rimaudo alla nuova gestione guidata da Enzo Vito, poi l'esonero dell'allenatore Antonio Germano, quindi l'ingaggio di mister Bellotto che ha approdato a Ragusa dopo qualche tentennamento. Scendendo di categoria in Eccellenza ci sono il Vittoria e il Modica, che domani si affronteranno in Coppa Italia nella partita di ritorno. All'andata i modicani si sono imposti in trasferta con il risultato di 2-1. Il match domani si disputerà a porte chiuse. La questura ha infatti detto no all'agibilità del Caitina. Scendendo ancora di categoria in promozione ci sono invece il Comiso e il Real Biscari. Il campionato inizierà domenica prossima 8 settembre. In attesa gli acatesi domani giocheranno in Coppa Italia in casa contro il Palazzolo. Si parte dal 5-0 per i siracusani. E in chiusura, come al solito, gli spettacoli. Proseguono gli appuntamenti di Open Village. Questa sera in piazza Sorella Arduino a Scoglitti, concerto di evangelizzazione Uniamo i nostri cuori. Piazza Fratelli Gervi invece l'ultima edizione 2013 del Mercatino delle Pulci. A Vittoria la Villa Comunale, piano bar con punto e basta. Inizio degli spettacoli previsto alle 21:30. Bene, con questa notizia termina qui il nostro DG. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet www.frittivoline1.it e sulla nostra pagina Facebook Free TV Comiso. Vi auguro un buon proseguimento e un buon fine settimana.